Ieri il Consiglio regionale ha però preso in esame anche un'importante risoluzione, una risoluzione urgente che tutti i gruppi del centro-sinistra hanno sottoscritto, una risoluzione che viene incontro al proseguimento del processo di dematerializzazione delle ricette. Voi sapete che con l'ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, la 651 del 19 di marzo, molte regioni, tra cui anche la nostra, hanno proceduto alla dematerializzazione delle ricette. Questo ha fatto in modo che il paziente non dovesse andare più dal medico curante, favorendo questo distanziamento sociale, pervenendo, diciamo, a lui il numero della ricetta, ma non andate incontro, diciamo, ai farmacisti, i quali ci hanno chiesto un aiuto in questo senso, perché nel momento in cui il paziente va in farmacia deve registrare appunto il numero di ricetta elettronica e questo naturalmente crea file e ingorghi. Proprio per questo ci hanno chiesto di andare avanti con questo processo di dematerializzazione, approfittando dell'emergenza. Noi abbiamo presentato ieri questa risoluzione che va incontro proprio a questa richiesta, a questa esigenza, e la Giunta regionale ha dimostrato la volontà di procedere naturalmente con i tempi dovuti, così come è stato fatto in altre regioni, come per esempio la Lombardia e il Veneto. La risoluzione è stata votata all'unanimità e questa è stata una piccola conquista che abbiamo portato a casa.